Ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e questo sarà il video haul, come avrete visto dal titolo, di Arese, quindi tutto lo shopping che ho fatto con i saldi estivi, insomma finali, perché siamo fine agosto, cioè fine agosto, siamo ad agosto, quindi i saldi stanno finendo ad Arese. Allora, ho fatto un po' di tappe. Io inizio a pescare, anzi, facciamo così: partiamo dalle cose che ho comprato ieri. Ieri sono andata a Livorno da una mia amica e quindi ho preso delle cosine perché, vabbè, c'erano anche dei visconti, quindi ho detto vabbè. Allora, sono passata da Zwicky, che è questo qua, questo negozio qua, e ho preso, allora, un paio di jeans. Aia, aspettate, ve li faccio vedere. Sono questi jeans qua, lavaggio chiaro, skinny. Sono stretti in fondo, a vita alta, hanno la vita abbastanza alta e poi hanno questo strap sul ginocchio, vedete? Eccolo qua. E questi li ho pagati 5,99 euro e mi sembrano carini, anche perché ad Arese, da H&M, dove pensavo di trovare un sacco di jeans, non ne ho trovati, quindi aspettate, non ne ho trovati, quindi ho detto vabbè. E poi ho preso, sempre qui da Zwicky, questi stivaletti qua, questi bikers insomma, neri con le borchie sulla punta e le borchiette dietro. Dietro hanno la cerniera e poi sono le semplicissime bikers. Questi li ho pagati 9,99 euro. Li ho presi perché c'erano rimasti due numeri, un 35 e un 39. Io di solito 39 non lo trovo mai, quindi ho detto vabbè, per 9,99 euro. Da 35 che costavano. E poi sono passata da Calliope, che io amo questo negozio, lo amo follemente. E ho preso due cosine sole, però non sono stata, ecco, a esagerare. Ho preso questo toppettino qua. Ora mi sono portata qui la gruccia, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. È questo toppettino qui, abbastanza corto con l'elastichino qua, e poi si può portare sia a barca, quindi col collettino fatto con la spallina così, o se no portata semplicemente, e qui ha questa ruche così, è molto morbida, tessutini leggerini, carini insomma. E questo l'ho pagato 3,99 3,99 euro, esatto, sì, quindi mi sembrava carino insomma. E poi l'altra cosina che ho preso, devo vedere se altre due cosine che ho preso un'altra, questo abito che l'ho preso sotto consiglio della mia amica. Non riuscirò mai a farvelo vedere perché è un abito lungo. Fatemi sapere se vi interessa vederli indossati. Io magari vi faccio un video a parte con tutte le cose indossate. O se magari c'è qualcosa che vi interessa vedere indossato piuttosto che altro, me lo dite e io ve lo faccio. Comunque, questo abito lungo che ha qui la rugettina, scollo a V, sia davanti che dietro, non troppo scollato. Poi qui ha l'elastichino, quindi praticamente quasi sotto il seno. E poi cade lungo e ha praticamente degli spacchi laterali. Non si vedono, però comunque poi questa fantasia blu notte con tutti questi fiorellini più chiari. E questo l'ho pagato 5,99 euro. 5,99 euro. Quindi c'è per 6 euro un abito lungo, mi sembrava doveroso. Ecco, carino. Anche perché io di abiti lunghi ne ho veramente pochi e tutti, diciamo, tipo cinesa o queste cose qui, quindi tutti stropicciati. E poi un'altra cosina che ho preso, questa ancora devo vedere come funziona, perché non lo so. È tipo una cinturina di quelle a corda, vedete? Che però si annodano, quindi sono regolabili abbastanza, nel senso che uno fa il nodo dove vuole. Siccome non ho cinturine e ho preso dei vestiti anche da H&M che hanno bisogno della cinturina perché sennò sono troppo larghi. Ed è questa qui fatta a treccia così, nera, semplicissima. Questa costava 7,99 e l'ho pagata 1,99 euro. Vabbè, per 2 euro ho detto vabbè, proviamola a vedere un attimo qua. Quindi questi sono gli acquistini che ho fatto ieri. Partiamo da Arese, vediamo un po' cosa pesco. Partiamo dalle cose più insulse, dai. Sono state da Tiger, eccolo qua, e ho preso. Mi ha deluso Tiger, pensavo di trovare più cose, invece no, queste delle cavolatine. Ho speso ben 3,05 euro, 5 centesimi la bustina. Ho
ho preso le pile perché praticamente alla cassa ci sono i pacchettini, questi che costano 1 euro. Ho preso le stilo normali e quelle un pochino più piccoline, perché le pile fanno sempre comodo, almeno qui da me in casa sono sempre senza pile. Tutti le comprano ma sono sempre senza. E poi ho preso questa cosina qua, che è praticamente una bustina. Ce n'ho già una simile in realtà, però sono quelle bustine per metterci dentro i costumi bagnati e per farli praticamente asciugare, o da mettere in borsa magari non facendo bagnare le altre cose, o proprio se le mettete qui dentro e asciugano, ecco, non lo so, insomma, porta costume. E l'ho pagato, vabbè, 1 euro le pile, 1 euro l'altro pacchettino di pile, questo 1 euro e 5 centesimi la bustina. Insomma, quindi niente di che, ecco. Poi, vediamo un po'. Passiamo da Terranova. Terranova, anche questo è un negozio che io amo. Qui a Pisa non c'è, l'unico più vicino è a Cecina. Cecina, però, insomma, sono, fate conto, 40 minuti di treno, una cosa del genere, quindi insomma. Io trovo sempre un sacco di cose, veramente, cioè non ne ho prese tantissime, però cose molto agili, perché vedrete che tante cose le ho prese non tanto per uscire ma per il lavoro, che avevo bisogno proprio di cose molto da battaglia. Comunque ho preso questa magliettina qui, l'ho presa bianca e nera questo modello, poi l'ho presa bianca e blu, e poi l'ho presa beige e bianca. Ve la faccio vedere così, con il grappettino, con la gruccia. Eccola qua. E praticamente è carina, è tutta a righe. Poi qui hai i dettaglini dei bottoncini. E poi semplicissima maniche corte. Queste sono le classiche magliettine da mettere su un jeans, molto agile. E queste venivano 9,99 e le ho pagate 1,99 euro. Cioè, per 1,99 euro ho detto le prendo di tutti e tre i colori e buoni scisi. Quindi queste tre. E poi ho preso quest'altra cosina che mi piace veramente un sacco, non vedo l'ora di indossare. Però è un po' sporca, quindi devo metterla. A parte che metterò, credo, un po' tutto a lavare, perché sai. È questo body, lo faccio vedere. Mi sono un po' fissata col body, aperto. Ho preso solo questo, però lì me ne sono provati un sacco. Questo body che ha lo scollo molto profondo, diciamo così, molto ampio. Vedete? Bello stondato. Classico body. Ed è a base blu con i pois bianchi. Ed è veramente, veramente un amore da mettere con un pantaloncino a vita alta o comunque un jeans. Molto, molto carino. Questo costava 9,99 e l'ho pagato 2,99 euro. Quindi questo. Quindi queste erano le cosine che ho preso da Terranova. Andiamo qua. Vedete, non ho preso tante cose, però cosine da poco e utili. Poi Pinky, che tra l'altro Pinky è il primo negozio in cui ho fatto danno. Allora, ho preso questi shorts uguali alla mia amica Giada, che sono molto molto carini. Questi li ho pagati 9,99 euro. No, non erano in saldo, questi qui venivano 9,99 direttamente. E sono questi pantaloncini qui, sono a vita alta, non sono troppo scosciati, non sono neanche lunghi, sono abbastanza cortini, però ecco, non hanno lo scoscio a mutanda come spesso si trovano ultimamente. Ed è questo lavaggio blu classico, semplicissimo, blu jeans. È della linea Denim Pinky. E io ho preso una 40, se non sbaglio, perché avevo preso anche la 42, ma mi sono provata questa, mi andava, la 42 neanche l'ho provata. Ed eccoli qui, sono troppo troppo carini. Poi ho preso due gonnelline, perché io diciamo che non ne ho, un po' perché non le porto, cioè non è che mi piacciono tanto le gonnelline. Però ecco, queste mi piacevano. Allora, una è questa. Non sono né troppo corte né troppo lunghe, arrivano super giù al ginocchio. Volendo uno la può mettere anche a vita più alta, la fa più corta. Questa qui veniva 12,99 euro, l'ho pagata 5 euro. Ha l'elastichino in vita e poi è tutta righe bianche e nere. Insomma, fatta così. Molto bellina. E poi l'ho presa uguale, stesso modello, però beigiolina. Tutta beige, impastirata.
tutta beige così, e questa l'ho pagata la bellezza di 2 euro. 2 euro. Si vede? Sì, 2 euro. Quindi insomma, questa con una magliettina bianca, una canottina bianca, insomma, si portano abbastanza bene. Poi. Vediamo un po'. Questo è il pezzo forte dopo. Ho preso dalla Alcott una cosa che non è per ora, nel senso che è più magari per settembre-ottobre, però mi piaceva un sacco. Poi qualcuno se l'è, o ci hanno spruzzato il profumo o qualcuno se l'è provato che c'ha 3 quintali di profumo addosso, perché profuma una cosa impressionante. Comunque, è questo giacchettino, vediamo se riesco a farvelo vedere. Di quelli, vabbè, verde militare che arrivano a metà coscia, forse anche un pochino più corto. Stile, cioè il taglio classico, ecco, del tipo parka o una cosa del genere, però non è parka perché dentro non è imbottito. Dentro è tutto foderato, vedete così. Ha i bottoncioni laterali e poi ha la fibbietta sulla vita, quindi che si può stringere e fare un pochino più a bombolina sotto. Dietro taglio classico, quindi tagliato qua alle spalle con il bottone. Ed è molto, a parte che è morbidissimo, cioè molto leggero, nel senso che questo non è, diciamo, da portare a dicembre, ecco. Non lo so, poi comunque vedrò. E mi piace tanto anche il fatto che dentro sia foderato così, con tutti i fiorellini. È fatto molto molto bene, almeno a me sembra fatto molto molto bene, le fibbiettine anche sulle maniche. E questo non mi ricordo quanto costava all'inizio, però io l'ho pagato 19,99. Cioè per 20 euro secondo me è molto molto carino. E da Alcott ho preso solo lui, perché poi c'era un giacchettino in pelle, però c'erano i giacchettini a pelle a 15 euro che mi ispiravano molta fiducia. Però diciamo che non mi piaceva molto come mi stava, ecco, quindi ho deciso di no. Poi, vediamo un po'. Passiamo, facciamo un change, no, vabbè, le cose di trucco le faccio vedere dopo. Passiamo ad H&M. Pam, pam, pam. Allora, fate conto che tutte le cose che ho comprato mi sono venute a costare 28 euro, quindi in totale 28 euro. Io ho preso veramente un po' di roba. Allora, ho preso questo vestitino che ho già messo ieri. Ed è veramente carino. L'ho indossato ieri con i bikers di Zwicky e sono veramente, mi è piaciuto un sacco. Allora, questo abito, ripeto, vedrete cose molto da battaglia, perché anche questo in realtà l'avevo preso per il lavoro, perché non è cortissimo e quindi per il lavoro va bene. Messo con un sandalino, messo con un bikers, messo con una scarpina a tennis, anche colorata, simpatica. È questo abitino molto morbido, morbidissimo, con la manichina corta. Dietro i laccini qui e si legano, quindi viene la V dietro. Ed è a base nera e poi ha tutta questa fantasia coloratissima, tipo questi colori bellissimi. E questo l'ho pagato 5 euro. Mettiamolo qua. Poi, un'altra cosina che mi è piaciuta un sacco, meno male l'ho vista. Sono un po' fissata con questo colore ora. Oddio, questo non è neanche militare. Comunque, è questa blusina qua. Ora poi vi sembrerà color cacchina. In realtà è un verde militare molto chiaro. Eccola qui. È carina perché ha la manichina rouge fatta così. Non ha praticamente quasi smanicata, solo poi la rouge che viene un pochino più giù, e poi ha questo scollo a V con tutte le costine, vedete? Fatta così. Poi cade molto morbida, è molto trasparentina, cioè se vedete, a parte la parte centrale un pochino più coprente, però poi per il resto è molto molto trasparente. Però ecco, anche con un reggiseno nero tranquillo, secondo me è molto bellina. Questa costava 19,99, l'ho pagata 5 euro ed è una 40 e mi va giusta. Poi dietro è leggermente più lunga di davanti, se riesco a farvelo vedere, non lo so. Vedete, c'è un pezzettino. E mi piaceva un sacco, perché sono quelle cosine che magari ti ci rivesti la sera con un jeans, ecco. Poi, ho preso questo vestito che in realtà ero un po' scettica nel prenderlo, però per la cifra che costava, sinceramente ho detto, vabbè, stica.
Vediamo, vedrò di metterci. Più che altro è la scarpa, che non so che scarpa metterci, perché come vestitino non mi dispiace. Allora, è questo vestitino che praticamente sono di quelli lunghezza sotto il ginocchio, in sostanza. I bottoncini e il collettino alla manichina corta e poi appunto è a base nera con le righe bianche orizzontali e appunto cade sotto il ginocchio. Questo l'ho pagato la bellezza di 3 euro. E quindi siccome comunque sia non mi stava male, cioè mi sta bene addosso. Più che altro ripeto, non so la scarpa, perché una scarpa a tennis no, nel senso che il modello che ci ho provato io non è che mi piacesse più di tanto. Quindi boh, vediamo un attimino, ora vedrò un attimo come abbinarlo. Se avete qualche consiglio da darmi, ben accetto. Poi ho preso questa qua, una camicettina molto easy, molto semplice. Eccola qua, da stirare, anche lei bianca con le righine verticali celestine blu, manichina corta, collettino. Queste a me le camicine così piacciono un sacco e tutte le volte rimango a secco, nel senso che non ne ho tante nell'armadio, però sono molto carine. Questa costava 9,99 euro, l'ho pagata 5, vabbè, niente di che, però sempre 5 euro meno sono, buttali via. Quindi lei. Poi ho preso questa maglia che all'inizio ho detto boh. Allora, fate conto che le XS costavano 3 euro. Dalla S in su veniva 5 questa maglia. Al che ho detto, vabbè, siccome non è che fosse chissà la cosa di particolare, ho detto proviamo l'XS. Se mi va l'XS la prendo, perché costata appunto 3 euro. E mi stava l'XS ed è questa magliettina, cioè semplicissima, classica t-shirt leggerissima, ha la particolarità di avere tutte queste palmine con le paillette. Solito discorso, questa portata molto sportiva, molto agile. Io poi ho le simili allo star grigie, quindi magari con un pantaloncino corto, con un jeans e quelle a posto. Poi ripeto, per 3 euro sono cosine che alla fine passepartout, che magari non ti ci rivesti, però ecco, sono utili. Poi un'altra cosa che non riuscirò mai a far vedere dalla doccia, sicuramente non ce la farò mai. Questo è un vestito che mi va un po' largo, nel senso che è una 40, però secondo me è molto abbondante. Però anche lì per la cifra che era l'ho preso, poi dalla sarta che abbiamo noi in negozio dove lavoro, magari me lo farò scorciare e stringere un pochino, la vedo. È questo abito color arancio un pochino spento, voi forse lo vedete più sul rosso, però è un arancio spento, terra bruciata, una cosa del genere. Pagato appunto 5 euro e costava, wow, questo costava 39, ve lo faccio vedere, scusate perché non l'avevo visto, costava 39,99 e l'ho pagato ben 5 euro, cioè ragazzi, oh mio Dio, ho fatto benissimo a prenderlo. È questo vestito lunghissimo e anche lui ha gli spacchi laterali, vedete? Un pochino più alti rispetto a quello di Calliope. Ed è molto bello, l'unica cosa è che qua, dove all'elastico, c'è questo laccino ma non si può stringere, è solo laccino di ornamento. Quindi avevo pensato o di levarci questo e metterci una cinturina, tanto questo non serve a niente. E oppure comunque sia di vedere un attimo come fare, perché mi va un po' largo, non tanto di spalle ma appunto qua. E quindi questo 5 euro ragazzi, cioè come si fa? Poi non avevo visto che costava così tanto in precedenza, in origine, via. Poi l'ultima cosina che ho preso da H&M è questa canottina, ero un po' indecisa, poi anche vi ho detto vabbè per la cifra che è. Canottina semplicissima, bianca, anzi nemmeno bianca, è color cremino, un bianco sporco, con i bottoncini qui davanti, nel mezzo al seno, fatta così, semplice, un po' cortina, pagata 2 euro, questa costava poco, suppongo, vabbè, 6,99 l'ho pagata 2 euro, per 2 euro ragazzi c'è meno di un pacchetto di sigarette. Rendiamoci conto. Quindi insomma tutta questa roba 28 euro secondo me è stato il top. Peccato che però io, fate conto che qui a Pisa avevo visto tanti jeans a 3-5 euro, però non l'avevo comprato e ho detto aspetto di andare laggiù, però laggiù invece non c'era niente. Ok, adesso passiamo a Primark. Allora, da Primark pensavo di trovare più cose, nel senso che ho preso più che altro cose, cioè cavolatine, accessorini, così, perché di vestiti conveniva molto di più H&M come prezzi,
E poi avevo pensato di prendere qualche pigiama, però ce n'era uno in pile bellissimo dei Minion, 13 euro, però ho detto no, cioè prendo un pigiama di pile ora non ce l'ho fatta. Era bellissimo, era veramente bello, però vabbè. E niente, quindi vi faccio vedere le cosine che ho preso. Allora ho preso due cuscini, che in realtà non so neanche quanto ci possono star bene sul mio letto, però va bene, costavano poco. Allora, questo cos'è? Uno è questo qua, è questo cuoricino stra... Aspettate che c'è la tenda che dà fastidio. Andiamo qui, eh. Questo cuoricino qui, bianco, tutto super morbidoso. È praticamente Primark Home Cushion. 34 cm per, no, per 39 cm. E questo l'ho pagato 4 euro. Ed è veramente morbidissimo, è troppo carino. E poi ho preso un altro cuscino che è questo rettangolare, sempre di tessuto stra mega morbidoso, rosino chiaro. E anche questo l'ho pagato 4 euro ed è carino, sono bellini questi cuscini qui, insomma, per il letto, per la casa, sono bellini. Poi ho preso, allora, un pacco l'ho già aperto, vabbè, due pacchi di calzini, questi costavano 3 euro e sono 7 paia di calzini, li ho presi sia bianchi che neri, che fanno sempre comodi, comodi sì, come no, fanno sempre comodo, i fantasmini classici, ecco, io mi mancano sempre. Poi ho preso questo pacchettino da 4 pacchettini di fazzoletti. Così Tiffany con i pois bellini, sono comodi perché sono la versione quella piccolina e li ho pagati 1 euro. Poi ho preso sempre come calzini, però questi qua fatti a ballerina, diciamo. Io questi li uso un sacco per i tacchi o comunque per le scarpine un pochino più aperte, perché se no se non mi metto niente mi vengono le gale ai piedi. Quindi questi li ho pagati, dove è scritto? 3 euro, ecco qua, e sono 3 paia. Poi ho preso questi guanti qua, che sono dei guanti esfolianti per la doccia, suppongo. Penso di sì. Pagati 1,50 euro, li proverò, vediamo un attimo poi come sono. Poi ho preso questi pad, che praticamente io prima di andare da Primark ho guardato un sacco di video. E tutte hanno comprato questi pad. Quindi ho preso un pacco di pad 75 centesimi. E dentro ce ne sono, non so quanti, 120. Quindi comunque conveniva. E poi ho preso queste 4 lime, queste qua. E in più c'è anche il porta lima. Aspettate, se riesco ad aprirlo magari. Porcalo. Vedete, c'è anche il portalima. Comunque è carino per la borsa. Perché io, a parte che ho il set, quello di H&M, quello piccolino. Però vabbè, queste sono comode. E poi ho fatto la bustina tutta qua rosa, 1,50 euro. Vedete, ho preso un po' tutte le cavolatine. Poi ho preso la spugnettina, questa qua, che è quella di H&M ormai è andata, 1,50 euro. Anche questa la proverò, vediamo com'è. Poi ho preso una spazzola, che ce ne ho tantissime a casa, però mi ispiravo, ho detto vabbè, la proviamo. 2 euro, la spazzolina questa qua. Poi, vediamo un po', questo set di anellini, che non avevo visto che sono da piedi, da dita dei piedi, però io penso che o li userò sulle mani, perché... Non so se avete notato, ma non porto neanche più la fedina di Christian. Io di solito come anellini portavo la fedina di Christian, la fedina quella della Grecia e l'anellino di mia nonna. Ho dovuto togliere tutto perché quello della Grecia ho dovuto tagliarlo. Perché una mattina mi sono svegliata e avevo il dito talmente gonfio che non riuscivo più a togliermeli, quindi ho dovuto tagliarlo. E praticamente per gli sfoghi che ho sulle mani, purtroppo fino a che non mi guariscono del tutto non posso portare anelli. Quindi ora vedrò questi, però costavano 2 euro. E mi sembravano carini, insomma, li ho presi. Poi ho preso queste scarpe qui che ho già messo. Comunque le ho pagate 11 euro. Io, cioè, mi ero innamorata delle scarpe, quelle della Nike, quelle straleggere. Non mi ricordo se sono le Air Socks,
mi ricordo come si chiamano. Comunque sono quelle nere, la sola bianca e il baffo bianco. Però ecco, costano se non sbaglio 70-80 euro. Sinceramente, non lo so se io per le scarpe è vero, la qualità sicuramente sarà maggiore, però ecco, non volevo spenderci così tanto. E le ho trovate da Primark, appunto. Naturalmente non hanno il baffo bianco, sono semplicissime, nere con la suola bianca e le ho pagate 11 euro. Allora, sono leggerissime come quelle originali, cioè nel senso pesano veramente veramente poco. Le ho già usate e sono comodissime perché la suola comunque è un po' rialzata, quindi è bella comoda e in più appunto non si sentono i piedi, sono poi morbidissime, sono leggere. Mi sono piaciute un sacco e per ora le sto adorando, me le sto mettendo sempre, già messe 2 volte e sono veramente veramente carine. 11 euro. E poi ho preso, naturalmente immancabili, pensavo di averne prese 3, invece le ho prese solo 2, le candeline queste qua. Allora, 1,50 euro venivano. Questo è 1 euro, questo è 1,50 euro, vabbè. Allora, questa è Moroccan Oasis Scented Candle Burn Up 16 ore, vabbè. Gold, vabbè, comunque questa qua, vedete, tutta rosina e dorata. E questa sa di proprio di pulito, cioè di pulito mi sto un po' di dolce. È veramente veramente buonissima. Allora, io queste le ho prese un po' come decorazione. Proverò poi naturalmente ad accenderle, vediamo un po' se profumano. Non credo che siano come le Yankee Candle, però insomma, provare non costa nulla. E questa l'ho pagata appunto 1,50 euro. E poi ho preso questa più semplice che si chiama Vanilla Soft and Sweet Aroma up to 16 ore, vabbè. Questa qua, fatta così, tutta bianca, il tappo argentato, e questa sa proprio di vaniglia. Vaniglia un po', però non troppo dolce. Quindi è molto molto buona anche questa. E questa appunto 1 euro. E poi ho preso un'altra cosa che, cioè, mi sono fatta tentare proprio, vabbè. Ed è, l'ho già messa. Ed è questa cover per il telefono. Oddio mio! Cioè, cos'è questa cover? È questa cover a forma di cartoccino di latte con la faccina così, con scritto milk. È scomoda nel senso che è gigante, cioè vedete, già il telefono comunque il 6 è abbastanza grande. E poi è un po' scomoda perché è proprio, cioè squadrata, rettangolare, quindi è molto spigolosa, però è troppo tenera, è troppo carina. Questa l'ho pagata 4 euro. Quindi da Primark queste cosine qui ho preso. E passiamo ora al make-up. Allora, naturalmente sono andata dalla NYX Professional Makeup e ho preso un paio di cosine. Le ho già provate. Io, cioè, tanti youtuber non so come fanno a tipo aspettare tipo settimane prima di fare l'haul e non provare le cose. Io non ce la faccio, cioè non ho veramente la forza e la volontà di non provare le cose. Comunque, ho preso 4 cosine, ho preso 3 ombrettini che erano in offerta a 2,90 euro, ve li faccio vedere. Allora, ho preso il numero HS78 Fancy Death Seduction ed è questo colore qua, è un bronzo, sì, un bronzo molto molto carino. Ma non so se riuscite a vedere. Ora magari non si vede tantissimo dalla videocamera. Poi magari vi farò un trucco con queste cose. Già ieri mi sono toccata con questi ombretti e sono veramente bellissimi. E poi anche la confezione è carina perché hanno il fiocchino qui davanti, è troppo carino. E poi da quello che ho capito, dovrebbe esserci il modo, ecco, magari se non spacco l'ombretto, di toglierlo da sotto e c'è la calamita, quindi uno poi può comporre la palette. Comunque, questo è l'HS68 Flustered Nervois, non so come si legge, comunque il numero appunto HS68 ed è questo colore un po' rossastro, sempre metallizzato shimmer ed è bellissimo, è questo mattone
veramente veramente bello, mi è piaciuto un sacco. E poi ho preso questo che è l'HS69 Addiction Dependence, che è questo, sempre sul rossastro, però un pochino più scuro. Faccio lo swatch anche di questo. Questo è un pochino meno pigmentato. Comunque è questo qua. Vedete, è un pochino più scuro rispetto all'altro. E sono molto belli questi. C'erano anche tanti altri colori a 2,90 €. Però ecco, alcuni non erano molto pigmentati, altri non mi piaceva come colore, quindi ho fatto una scernita. Poi sempre per gli occhi me ne stavo dimenticando. Meno male era, c'era il barattolino alla cassa, quindi appena mi ha fatto il conto ho detto no, anche questo. Ed è il Jumbo Eye Pencil della NYX, il 604 Milk Light. Quindi il matitone, quello stranominato della NYX bianco. Io ne ho provati tanti, perché volevo prenderlo su internet, però ecco, non è che mi ispirasse troppo fare un ordine solo per quello. E quindi è questo qua praticamente, ed è un bianco, proprio bianco bianchetto, che fa risaltare veramente un sacco gli ombretti. Cioè è una cosa impressionante, io l'ho provato ieri sera e cambia veramente il risultato dell'ombretto. Cioè è assolutamente fantastico. Ora vi dico i prezzi. Allora, gli ombretti appunto 2,90 € l'uno. Poi il Jumbo, questo qua, 6,60 €. Mentre poi ho preso, sempre della NYX, il Soft Matte Lip Cream. Ho preso il numero SML C08 San Paolo. Ed è questo colore qua. Molto molto bello. Ieri l'ho messo e mi ha durato veramente un sacco. Nel senso che l'ho messo che erano, fate conto, le 5:30, fino alle 8:30, 9 che non ho cenato, è rimasto lì. Quindi insomma, per me è top. È molto opaco, però considerate che non è fastidioso sulle labbra. Ed è questo colore qui. Ora ve lo swatcho. Eccolo qua. È una sorta di non so descriverlo, perché è un rosato però sullo scuro, quasi nude diciamo, e rimane molto bello sulle labbra. Mi sono pentita forse di non averne prese altri, però c'era talmente tanti colori che non sapevo quale scegliere. C'era dei colori pazzi, bellissimi. E questo appunto a 7,70 € l'ho pagato. Quindi queste erano le cosine della NYX. Non ho preso tantissimo perché comunque sia mi ispirava molto la terra. Mi sembrava venisse 9,90 €, però ecco, non ero troppo convinta e quindi non l'ho presa. E poi passiamo all'ultimo pacchettino, alla MAC. Praticamente vi ho detto nel video vlog che una mia amica mi aveva chiesto se riprendevo l'heroin, e naturalmente poi mi sono fatta tentare e ho preso un rossetto anch'io. Allora vabbè, l'heroin non ve lo apro perché è della mia amica, quindi non cioè glielo lascio lì chiuso. E io invece all'inizio volevo prendere Velvet Teddy, l'avevo già fatto mettere alla cassa, poi invece ho visto questo e diciamo che mi piaceva di più. Ed è Mer, penso si pronunci così, ed è questo colore qua. È un nude anche questo, però scuro, ve lo faccio vedere, con dentro anche del rosa anche qua. Comunque è questo colore qua, voi forse lo vedete più rosato, però ecco, è molto scuro. Ora vediamo un po' se riesco, vedete, è molto molto bello questo. Io fate conto della MAC ho lo snob, questo si stende molto molto meglio, e l'odore è lo stesso, un po' di vaniglia. Si stende molto molto meglio ed è molto più confortevole sulle labbra rispetto allo snob, nonostante anche questo dovrebbe essere un matte. Questo è un matte, sì, questo è proprio un matte, mentre lo snob è un satin. È questo lo snob. Però ecco, lo snob è stato il mio primo rossetto MAC e diciamo che è un colore che forse avrei dovuto provare, perché non porto sempre, perché è un colore che smuore parecchio su. Naturalmente 19 € questi vengono. E niente ragazzi, questo era tutto. Mi sembra di avervi fatto vedere tutte le cose che ho comprato. Mi sembra di non aver tralasciato niente, spero.
Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che non sia venuto troppo chilometrico. Troppo chilometrico. Vi mando un bacio grandissimo, un grandissimo saluto e mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere qui sotto appunto se vi interessa vedere i vestiti indossati, che magari vi farò poi un video successivamente a parte con appunto, magari mi organizzo in stanza per farveli vedere indossati. E niente ragazze, vi mando un grandissimo saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!